Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionauta, nuovo episodio di questa serie di Europa Universalis 4 con il Portogallo. Siamo nel 1636, quindi siamo poco meno di due secoli dalla fine di questa campagna eventualmente, e avevamo dato qualche mazzatina, se non ricordo male, a Castiglia ed Aragona, e adesso stiamo facendo i corro l'abbiamo già fatti, forse avevamo qualche problemino di rivolta, però poca roba. E stavo vedendo che su Kilva posso andare a rompere un po' le scatole a loro. Quindi ho 19, 19, 19. E l'altra volta avevamo 18, 18, 18, come hanno fatto notare. Quindi andiamo avanti. Tolgo pure la pausa. Aspettiamo che si finiscano di costruire le navi. E dopodiché vediamo di attaccare Kilva. Allora, qui c'è una colonia quasi finita. Io continuerei. Potrei venire qua poi dopo. Aspettiamo, alziamo la velocità pure. Qualcuno a cui devo rompere le gengive prima o poi è anche la Gran Bretagna o il Regno Unito, anzi. Eccola qua, abbiamo finito la colonia, perfetto. Mandiamo il nostro colonizzatore qui, quello si sta divertendo contro 2000. Allora, torniamo pure qua, vediamo se riusciamo a fare una covert action, fabbrica team a 45%, quindi ci dobbiamo ricordare di farlo. Alziamo ancora, garrison size più 25%, dopodiché avrò land attrition meno 10 e il finale land force limit modifier più 50, che ci permetterà di avere un bel po' di armate in più. Vado a produrre altre di queste naval manufacturing, una qui e una non c'ho i soldi, vediamo quant'è che guadagniamo al mese, 50, perfetto, quindi gliela posso fare in un paio di mesi. Non piglio molti soldi, però è più che altro per lo spread della cosa, dell'istituzione. Li faccio tutti quelli che posso fare, e lì le navi ancora si stanno costruendo, come si vede. Vedete, ancora arrivano delle navi, tra un 5-6 mesi saremmo pronti. The Wall ha sospeso qualcuno. Che cosa aveva scritto? Aspetta, questa la voglio vedere. Perdere una stabilità. Che bastardo di gioco. Un attimo. Iscrivetevi da me, grazie, e like alla mia parodia. Ma non è possibile. Hai fatto benissimo. Ma c'è la morte. Incredibile. Vabbè. Allora, vediamo. Togliamo la pausa. Prossima building. Ma quei due del server, ragazzi, visto che volete parlare di questo, ho visto che comunque loro si stanno diversificando, al di fuori che fanno anche altro già da sempre, e poi comunque non ci fa anche i corsi, cose legate a YouTube, ma così si fa, cioè gli spettacoli, le presentazioni, le come si chiamano, le presenze in giro. Allora, buildings, come che siamo messi qua con le navi? Allora, quindi le navi da trasporto adesso ce l'ho, quindi potrei andare già da Kilva con questi. Quindi magari cominciamo a prendere un esercito e poi ne prenderemo un altro. Vediamo a livello di ribelli questo che problemi ci può dare. Mekes e Marrakesh, e qui abbiamo anche i castigliani. E vabbè, pazienza. Allora, mettiamo a bordo questi. E andiamo pure a Kilva. Andiamo qui. Dobbiamo portare un po' di gente là sotto. Ah, potrei aumentare la stabilità. Ecco, quello che potrei fare. Quanto è che guadagno qui all'anno? 9,87 l'anno. Quindi diciamo in un annetto e qualcosa avrò i punti per aumentare la stabilità. E lo facciamo, sicuramente. Quindi, boom. Adesso rimettiamo a Lisbona, magari lo posso portare proprio ad Abda, quindi magari, o anche qui, sono ancora più vicino. Allora, posso costruire un'altra di quelle, buildings, manufacturing, no, finito. Quindi che cosa vado a costruire adesso? C'ho qualche forte da migliorare, tecnicamente lì. Ok, fatto. Taxation, c'è qualche taxation. 0,21 qua, interessante. 0,21 e 0,15. E vediamo un po'. Questo che va a aumentare pure i missionary.
Con Ciccio Formaggio qua com'è che siamo messi? Lui ha fatto i core e le conversioni ovunque. Ma forse Ciccio Formaggio qui è il caso di tirarcelo dentro. Ci darà problemi come diplomatico. Io ne avevo mandato un colonizzatore qua sotto per la fine. Sì. Ah, ne ho finita un'altra? Perfetto. Andiamo avanti. Manco guardo più. Qui ci ha fregato, ci ha beccato il tizio. Splendor, che mi dai? Monty Devastation, Change Rival Cost, Fort Maintenance, vabbè. Autonomy Change Cooldown, Harsh Treatment, Yellow Assolutism più 1. Ok, questo mi piace. Prendiamo più assolutismo. Qui ci vogliono 200 uomini, prima o poi ci arriveremo. Ah, ecco cosa potremmo costruire. Le barracks per prendere più uomini. Nazione multiculturale. Ah, altra cosa che potremmo fare è andare a far salire, cioè 20 di sviluppo per gli andalusi e 20 per questo. Quindi man mano che prenderemo cose ce la potremmo fare tranquillamente. Che spende punti per sviluppare sta roba è un macello. Vediamo anche a livello di... vedete? C'ho queste. Vediamo se c'è altro. Su terra spagnola. Ho la sensazione di no. Forse era meglio che aprivo la mappa apposita. Ok, c'è questa. C'ho i punti, quindi lo facciamo. Ok. Mettiamola qui. Mappa degli stati. Stati, area, regione, states and territories. Ok, questo è quello capitale, quindi a posto. Va bene. Anche questo ne ho fatto uno stato io. Potrei fare pure questi, ma vabbè, sti cazzi. Ho portato gli uomini. Wow, non ci possono stare tutti lì sopra. Mazza. Ok, separiamoli. Andiamo a prendere un'altra poco. E qui siamo ancora al 96%, quindi... Che ha preso Brittany? Brittany è l'imperatore del Sacro Romano Impero, ragazzi. Mazza, sa che cavolo sta succedendo da quelle parti? Allora, il clergy vorrebbe qualcosa adesso, eh? Vediamo cosa le posso dare. L'autonomia è tutta già bassa dappertutto, però che rompimento di palle, sti clergy. Qualcosa che abbia... No, aspettate un attimo. Qui devo vedere a livello di trading... questi vanno ai burgers prima di far casini. No, dov'è? Troppe icone. Ci si comincia a perdere. Ok, questo va ai burgers. Prima di far macelli. E questo va ai burgers. Perfetto. Poi... Torniamo pure a bomba, clergy, qualcosa che abbia molto sviluppo, questo, e ai nobility, non lo so, qualcosa che abbia molto sviluppo militare, c'è questo 16, Valencia era potentissimo a quanto pare, praticamente meglio della nostra capitale. Vabbè, qui c'è un 5, diamogli questa, è Santa Notte, saranno... Non sono manco contenti. No, l'ho dato a clergy, ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata. Non l'ho selezionato di prima. Vabbè, Galizia. Basta? Ok, vabbè. Allora, dovremmo aumentare adesso il force limit a sto punto. Land Force Limits. E io... Visto che ho tutti questi territori che non andrò sicuramente a potenziare più di tanto. La Francia si vuole risposare, certo. Un'altra colonia è andata. Quindi qui ce l'abbiamo mandato. Andiamo pure qua. Non posso. Qua.
Quindi tu vai lì. Quindi stiamo migliorando le relazioni con Britannia, che adesso è Sacro Romano Imperatore addirittura, eh? Allora, qua potremmo fare un altro claim? Yes. Su cosa? Su Castilla Veca? Castilla Veca. Tutta roba che sta nel nostro nodo principale. Oh, queste navi sono arrivate? Ma le ho mandate le navi indietro, sì. Ecco qua, ok. Mamma mia, se ce ne ho tempo per circonnavigare l'Africa. A livello di ribellioni, com'è che siamo messi? 93 anni qua, 14 qui, Badajoz e Cordova. Perdo un po' di prestigio. Qua posso salire con la cosa. A sto punto, però, io farei una a mano e uno premendo qua. Perfetto. Quindi adesso non dovrei avere più problemi di ribellione. Infatti, le navi sono arrivate. Sono 19. Gli uomini lì. Questi li mandiamo da questa parte. Dopodiché saremo pronti ad attaccare. A livello uomini c'hanno 71 navi su 191, 87, quindi abbiamo guadagnato un po'. Eccolo qua, adesso si alzerà e non poco. Quindi abbiamo perso Vijayanagar come rivale purtroppo. Potrei prendere Tlemcen. Mi ero dimenticato pure di fare gli embargo su Vijayanagar. Vediamo Tlemcen, comunque sarà uno a cui qualche bastonata gliela potremmo ancora dare. E come va qui a livello di claim? Va abbastanza bene. Il prossimo 50%. Io quasi quasi io leverei la spia. Ok, production efficiency. Gli leverei la spia, sto bastardo. Allora, adesso il nostro force limit è 126, quindi vediamo un po' una cosa, ce l'ho un template per creare uomini io? No, allora facciamo un template con 10 e 10, 1, 2, 1, 2, poi facciamo 4, quindi 24, 28, 10, siamo a 38, facciamo 6 e lo chiamiamo esercito base. Base 12 12 6 10, perfetto, 6. E cos'è che non ho i soldi? C'è 805 ducati, ammazza. Di appena è un altro lo facciamo. Tanto il force limit c'è. Oddio, sì, c'è 119, voglia. Questi stanno ancora in mare? Sono quasi arrivati. Allora, vediamo un po' qui. Mettiamo un cavallo per parte. Io pure questo. E gli diamo un cavallo per lui. Vediamo se abbiamo un leader. Non ce l'abbiamo. Ok, a livello manovra comunque non va bene, non basta. Qual è il supply limit qui? 34. Ok, nel momento in cui abbiamo finito di fare queste cose, io partirei. Manca uno, eh? Ne manca uno. Le navi sono a posto. Fulò. Allora, togliamo da qua, torniamo a Kilwa, mancano 5 minuti, eh. Ok, siamo pronti, eh. Attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo per prendere, vabbè, sì, vabbè, cominciamo da Sofala, potrei chiamarla Francia addirittura, ammazza, sarebbe molto utile, sicuramente viene. Vediamo quanti uomini hanno. Abbastanza, non pochissimi. Hanno pure le navi, gli amici, eh. Finita la tregua con Tlemcen, il che vuol dire che gli posso fare l'embargo. Economy, economy. Ecco qua, issue embargo appena posso.
E torniamo pure a guardare la guerra. Lui ha l'assedio? No, assolutamente, ok. Kuzuil, ma ah, sì, questa è la cosa che loro vorranno attaccare qualche nativo. Tocca stare attenti che non mi attacchino in massa perché i numeri sarebbero dalla loro parte. Dai, Yashish. Devo aspettare che caschino a quanto pare. Allora, posso costruire ancora? Diciamo, aumentiamo il force limit. A posto. Mese prossimo facciamo un altro. Ok. Ah, dovevo costruire proprio l'esercito più che il force limit. Vabbè, ormai. Speso i sorti. Ecco, lì ci sono 22 uomini di Killua. Ok, questo assedio è andato. Vediamo se posso andare qua. Sì. E qui cominciamo a. Teniamoci vicini, va. A livello punti devo fare l'ultima idea qui. Ah no, l'ho fatta. Ok, quindi adesso la prossima sarà le tecnologie. Qui ho uno che mi dà disciplina. Altri punti come che siamo messi? Forse amministrativo dovrei puntare un po' a aumentarlo. Mission strength non sarebbe male. Ma anche production efficiency. Di fare più soldi in qualche modo non sarebbe male. Ok, questa è caduta, quindi andiamo avanti. Cominciamo a sfondare così. Ok, il Burgor l'abbiamo preso, ok, il che ci fa prendere punti. Qui stiamo ancora assediando. Il nostro manpower non soffre. Perfetto. Mancano 2 minuti e mezzo. Qui magari spostiamoci. Questa è la Francia, ragazzi, sta veramente dappertutto ormai. Eccolo. Eccolo. Quindi prova a liberarsene. Ok, mettiamoci qua. Tu continua a spingere sulla. Che cazzo? Come ho fatto? Ok, vediamo su Aragona se posso fare un claim. Leon mi piace. Qui ho altre navi, 40 navi. Come mai c'ho 40 navi ferme così? Questi ci vorrebbero i soldi per fare l'upgrade. Allora, queste stanno. Ah, perché c'erano long home at war. Ma vaffanculo. Allora, queste che stanno facendo? Protect Trade Safi. E queste stanno facendo Parent Hunting a Siviglia, mi sa. Posto, no? Ci hanno attaccati. Dovremmo vincere. Sì, infatti, vinciamo senza grossi problemi e difficoltà. Anche senza generale. Aspetta, diamogli il generale quantomeno. Mettiamo insieme un po' di gente. Ok, si è fermato. Ci ha ripensato, eh. Ha detto ups. Ops, mercantilismo. Io comincio a liberarmi di sti tizi perché mi hanno rotto le palle. Beccateli, dai. Cominciamo a liberarcene. Ok, uno è andato. Vediamo l'altro, va.
È finito il tempo, quindi chiuderei l'episodio così e continuiamo a sdraiare Kilva con calma nel prossimo episodio. Con questo è tutto. Vi ringrazio, ragazzi, come sempre, dell'attenzione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio.